Benvenuti a Sojourn, la storia di Sam Sandways e sua moglie Sharon, California. Lui è il famoso psichiatra, autore di uno dei più famosi libri popolari sulla vita del famosissimo Satya Sai Baba, famoso in tutto il mondo. Il libro si intitola Sai Baba, l'uomo santo e lo psichiatra. Questa intervista è stata registrata a San Diego, in California, nell'aprile 2004. Credo che Baba oggi mi stia rendendo felice perché io ho qua sia Sam che Sharon. E avremo così una nuova opportunità per conoscere un po' più da vicino voi. Sam, iniziamo da te. Moltissime persone sono familiari, ti conoscono abbastanza bene perché tu hai documentato molto bene la tua storia. E molte persone hanno avuto l'opportunità di leggere il tuo libro. E nuove persone trarranno beneficio a leggere questo libro. Iniziando dal fatto che tu hai descritto bene la storia, che cosa ti ha portato da Sai Baba? E puoi dirci come egli ha trasformato la tua vita? Beh, io sono cresciuto in un ambiente scientifico tradizionale e pensavo di aver trovato, che stavo cercando il significato della vita e volevo trovare il modo di essere felice attraverso la medicina. E la cercavo attraverso la psichiatria e quindi avevo quel tipo di bramosia. E mi chiedevo il motivo per cui eravamo qui e che cosa è il motivo dei miracoli. Qual era il significato del miracolo? Fin dall'inizio sono stato sopraffatto dal bagliore del miracolo. Intendo dire il miracolo di essere qui. Avevo riconosciuto che non era semplicemente a causa di una ferita e che non doveva essere presa per scontata. Insomma, mi domandavo il significato di tutto questo. Quindi pensavo che noi in psichiatria impariamo qualcosa riguardo al come portare pace e anche sul significato della vita. E dopo essere stato psichiatra per quasi 9 anni, non sono mai andato in giro per la strada e dire e pensare che la vita fosse diversa come credevo e che non sarei mai morto. E questo è persino impossibile da pensare, il fatto che non muori mai e che vai avanti sempre. Ed è incredibile pensare questo perché ti cambia completamente il modo di pensare e questo ti fa vivere la vita in modo differente. E dopo essere stato psichiatra per un certo periodo di tempo e aver compreso che non arrivavano risposte a queste domande, io avevo compreso qualcosa su come trattare la schizofrenia e la depressione. E altre cose di quella natura. Ma le domande di base fondamentali non avevano ricevuto risposta. E iniziavo a domandarmi se qualcuno avesse mai visto un miracolo, principalmente perché ascoltai parlare diversi professori e non credevo alle parole, a tutta quella teoria sulla vita e sulla morte. Insomma, volevo delle prove affinché qualcuno mi dimostrasse quello che diceva. Può qualcuno essere oltre il corpo nel mondo fisico? Può dimostrare qualcuno di essere in qualche altro posto oltre il corpo fisico, dopo la morte? Può qualcuno dimostrare che ha sperimentato una sorta di coscienza espansa? Nella forma di un fenomeno che la fisica, superata la comprensione della chimica e della fisica stessa, può darmi queste risposte. Forse avrei voluto vivere con un uomo santo, qualcuno come un maestro zen, per vedere e comprendere che cosa si può imparare. Perché sappiamo che non si può impararlo intellettualmente, ma bisogna esserlo come quella persona e vivere come lui. Quindi non passò molto tempo che incontrai alcuni maestri di Aikido e di arti marziali e avevano questo potere che tu potevi sentire nelle loro mani.
Poi sentì parlare di Swami e era ovvio che era molto lontano riguardo a tutto, era oltre tutto quello che avevo sentito parlare finora. Ed era incredibile sentire che lui aveva questa incredibile estensione, questa grandezza, e che erano appartenuti a grandi maestri come Gesù, Buddha, Rama e Krishna. E sapevo che qualcuno in sua presenza era stato trasformato. Come, in che modo Swami ha attirato la tua attenzione su di lui? Io ero inizialmente interessato allo yoga. Primariamente ero interessato alla psichiatria e alla psicoanalisi e mi chiedevo come si poteva relazionare lo yoga. Stavo cercando di capire qualcosa sulla bioenergetica e sulla Gestalt. E la Gestalt indaga sul fatto che noi veramente siamo tutto, siamo qualsiasi cosa. E quando tu stai parlando di qualcosa, in realtà potrebbe essere una proiezione. Quindi perché non diventare quella proiezione? Ovvero perché non diventi quello e torni ad essere ciò che eri prima? Non torni a essere il tuo centro. Forse vi sto parlando in modo troppo complicato. Ciò che mi attirava è il fatto che quando si parla di qualcosa, non facciamo altro che fare una proiezione della mente, cioè il parlare di un qualcosa è un proiettare la mente. E queste proiezioni della mente, potrebbero avere un potere. Hanno a quanto pare un potere, quindi se ci potremmo identificarci in esse. E se ci identifichiamo in esse, noi riusciremmo a vedere che quella proiezione è una parte di noi stessi, ma che è stata separata da noi stessi. Qualcuno nel tuo ambito professionale aveva questo modo di pensare come il tuo? Non dico di essere uno nuovo, ma non molti psichiatri hanno questo modo di pensare. Quando noi parliamo di qualcosa, ci identifichiamo in esso e diventiamo quello. Siamo in un certo modo, parliamo in un certo modo e ci creiamo un'identità. La maggior parte delle persone che pratica in ospedale, pratica l'uso cognitivo della terapia medica e comportamentale e curano i processi di pensiero distorti. Ma la domanda profonda è: può esserci qualcosa, oltre al mondo fisico? Potremmo essere in un posto dove non moriamo mai? Un luogo dove, si può trascendere tutto? Quindi di più di una semplice domanda spirituale. Credo che gli psichiatri dovrebbero interessarsi di più a queste cose e credo anche che ci sono molti aspetti nella psichiatria che vanno studiati, molti aspetti spirituali. E se si va ad un incontro psichiatrico, sono andato diverse volte a degli incontri di psichiatria e ho fatto parte anche dell'Associazione Psichiatrica Americana e le persone sono interessate a questo ma non mettono tanto in pratica. E credo che molte persone non si sono tanto poste, non hanno investigato, non hanno indagato su queste domande. Tu hai sperimentato su te stesso perché poi sei diventato consapevole di Sai Baba e hai anche una storia da condividere con noi. E molti devoti di Sai Baba sono felici di sentirti parlare. Ma io inizialmente ero interessato ai suoi miracoli e non riuscivo a credere che le persone non fossero interessate a quello. E anch'io all'inizio non credevo, anche se intellettualmente lo sapevo. E molte persone non si rendevano conto della grandezza di Swami e volevano avere delle prove evidenti. Penso che molte persone siano state condizionate dalle loro religioni, anche se le religioni organizzate non sono riuscite a dare loro delle risposte. Una delle cose che io penso è che noi siamo nell'era oscura e le persone sono interessate comunque al mondo delle sensazioni e le persone credono a questa credenza falsa che la felicità derivi dalle cose esterne.
Io penso proprio che il mondo esterno sia addirittura infido. E pensare che le cose esterne ti diano una felicità duratura è una credenza falsa. E in un discorso Swami ha detto che nemmeno uno su un milione di grandi pandit riesce a vivere al di fuori di quello. Non è assolutamente vero che la felicità duratura derivi dalle cose esterne, dagli oggetti materiali esterni. E quindi se si è catturati a credere che gli oggetti esterni diano la felicità, poi si è catturati e catapultati in un mondo in cui i piaceri, in cui si è immersi in questi piaceri alternati ai dolori, in un mondo nel quale i piaceri e i dolori si alternano a intervalli regolari, più o meno. Quindi stiamo parlando dell'area della dualità in cui si vede tutto separato, in cui si vede la separazione e nel quale tutte le cose non sono unite ma sono separate. E non si guarda abbastanza profondamente per conoscere che ti stai muovendo in quella realtà. E muovendoti in quella realtà è come un circolo vizioso di nascita, morte, morte e nascita, piaceri, dolori, dolori e piaceri. D'altra parte ci sono molte persone che sono dei profondi pensatori genuini e hanno realizzato che far parte del mondo, entrare nel mondo della spiritualità, si può entrare nella superstizione e in un'area che non può essere compresa con l'intelletto, un'area che non può essere verificata con l'intelletto. E siccome c'è molto dolore nel mondo, le persone credono in un sistema che non può essere verificato e testato, crede in concetti che non possono essere verificati veramente. E questo potrebbe essere anche distruttivo per certe persone. E anche la religione ha sbagliato in questo senso. Ecco perché infatti ci sono stati anche delle morti in nome della religione, in nome della spiritualità. Quindi ad un certo punto alcune persone molto intelligenti cercano di costruire una nicchia per cercare di costruiscono un qualcosa contro un pensiero non razionale che può ferire le persone, può ferire il sistema di credenze e che può distorcere la realtà. Abbiamo costruito una piccola nicchia in termini di sistema scientifico e razionale. Hanno costruito un sistema dove il pensiero è solo razionale, scientifico, e nel quale non si crede in nient'altro che a quello. Ed è difficile dire che esiste un qualcos'altro che va oltre questo mondo fisico. Tu sei stato veramente uno scienziato che hai messo i piedi nel campo della scienza, no? Del terreno scientifico, della scoperta scientifica. E mi hai dato l'impressione che tu sia un ricercatore spirituale e che hai raggiunto una grande consapevolezza, una grande conoscenza in quel settore della tua vita per un momento. Prima di passare a Sharon, perché le voglio chiedere, voglio farle una domanda simile. E la consapevolezza di Sai Baba nella tua vita, come ricercatore e scienziato. Come ha reso la tua vita differente, primariamente? Beh, alla tua domanda si può rispondere con diversi livelli differenti. Tu sei ad un livello fisico, sei seduto in una stanza che è stato il centro di Sai Baba per oltre 30 anni. Quindi, essendo su un livello fisico, abbiamo messo un certo tipo di ritmi nella nostra vita, che ci hanno aiutati a staccarci un po' dal mondo esterno e che ci ha permesso di abitare in un regno oltre i sensi. E ci sono diverse pratiche programmate, tipo la meditazione e lo yoga fatte al mattino presto, tra le 3 e le 6 del mattino. Quindi da quando io ho incontrato Swami lo faccio tutte le mattine.
E oltre a quelle pratiche c'è la meditazione sulla luce, il canto e le preghiere con il canto e la recitazione del nome di Swami e la recitazione di alcuni mantra. Tutto questo serve per affinché la mente non sia immersa nell'afflusso esteriore del mondo, ma ti fa rimanere in una dimensione che ti porta a vivere e a vibrare ad un livello sempre più raro e sempre più alto. Ed è importante anche vivere con persone, con un gruppo di persone che siano mentalmente simili a te, con persone che si interessano ai programmi di Swami, con cui ci si incontra occasionalmente per cantare i bhajan e anche per parlare del cammino spirituale. Comprendere che cos'è il cammino spirituale e il servizio. E quindi abbiamo cercato di introdurre tutto questo nella nostra vita e Swami è stato molto buono con me. E nonostante io non volessi, Swami ha reso questa casa, la nostra casa, un centro e quindi ci devo andare tutte le settimane. Questo è una grande benedizione. Quindi questa è una casa benedetta per cui molte persone da ogni parte del mondo, compresa tu e Judy, vengono qui. Quindi abbiamo incontrato un gruppo molto numeroso di persone, vasto, poiché poi ci siamo anche immessi nel servizio disinteressato, quindi siamo impegnati anche in questo. E quindi si cerca anche di fare introspezione su questo ego che si ha. E cerchiamo anche di insegnare e trasmettere gli insegnamenti della devozione, del servizio anche ai bambini. E quindi spesso intratteniamo delle lunghe discussioni con loro e parliamo appunto dell'importanza, del significato di quello che facciamo, di tutto questo. Cerchiamo di rendere tutto in modo equilibrato con loro. Quindi proprio dal livello della famiglia sociale e fisica ci sono parecchie cose che accadono e di tutto quello che facciamo ciò che accade interiormente è molto importante. E quindi è straordinario ed è importante scoprire che c'è questo senso bellissimo nella vita. E tu puoi vedere il significato della vita nel movimento della tua vita interiore. Le cose sono superficiali se tu le fai in modo superficiale. E se uno entra in un'area, in una zona in cui non può parlarne, Swami dice, primo tu sei la luce, poi tu sei nella luce, tu sei nella luce, la luce è in te, la luce, tu e la luce siete la stessa cosa. E quindi se riesci a vedere tutto questo, quindi prima tu senti che sei nella luce, sei nella luce di un maestro, ascolti i suoi insegnamenti e ti porti dietro i suoi insegnamenti. E poi ti rendi conto e senti che il maestro è in te, che la luce è in te. Ma ciò che è eccitante, che è importante, è un qualcosa che inizia ad aprirsi internamente e che quindi tu sei oltre il mondo fisico e ti muovi all'interno di te stesso, tu trovi pace, trovi luce, trovi beatitudine, un grande silenzio e un grande significato. E senti un grande senso di espansione e ti rendi conto che ti trovi in un altro regno. E muovendoti sempre più profondamente in esso, puoi vedere che ciò che è relazionato ai tuoi modelli esterni, quindi tutto ciò che fai con la tua famiglia, quindi vedi anche che se tu abbandoni e rinunci al tuo egoismo, e abbandoni ogni attaccamento, ti si apre un. Abbandoni quindi l'egoismo e l'attaccamento, più entri a far parte di questo mondo interiore, un mondo interiore che si espande sempre di più ed è vibrante. Tutto questo è difficile da spiegare ed esprimere alle persone. E se questo non accade, ci si dovrebbe chiedere che cosa devo fare per far sì che possa accadere. Dopo tutto questo, tu arrivi ad un'espansione, ad un livello che puoi intuire che un giorno riesci ad intuire persino che l'osservatore che sembra essere separato sarà immerso nell'osservato, nell'osservato. E questa sarà veramente una grande esperienza.
non proprio un'esperienza psicologica di unità, di unione, ma veramente quando uno si immerge nell'altro, riesci persino a sentire quello che prova l'altro. E Swami è stato davvero una luce perché ci ha mostrato un posto dove si può essere oltre il corpo fisico, un luogo oltre il mondo fisico, un glorioso, espanso livello di spiritualità. Quando sei lì, l'esperienza interiore è di silenzio, di espansione e puro amore e ha correlazione con il mondo fisico. L'amore è molto importante e Swami ci ha insegnato a guardare oltre il corpo fisico, a innalzarci oltre il corpo fisico. Ed egli ti dice: guarda, io non sono il corpo fisico, io posso sollevare quella persona oltre il corpo fisico e oltre la morte. Posso materializzare ciò che stai pensando e ti mostro che se tu puoi muoverti in questo livello, non si tratta di un livello psicologico, ma di un livello dove veramente vi è unità. E dato che certi yogi si muovono, si spostano in quel livello, hanno sviluppato dei poteri che possono anche essere pericolosi. Ma Swami ci dice ora che stai correndo, guarda, su un livello, stai correndo ad un livello di beatitudine. Un livello di beatitudine e di Un livello di pace. beatitudine. Un livello di beatitudine e di pace oltre il tuo corpo fisico, oltre il tempo, oltre lo spazio, oltre la morte. Bellissimo, stupendo. Ora è la volta di Sharon. Ciao Sharon, come Baba, com'è entrato nella tua vita, visto che ti ha lasciato questo sorriso permanente sul tuo volto? Beh, non è sempre stato così. Quando penso a Sai Baba, beh, sono passati un po' di anni. C'era molta confusione allora e molte domande sul mio volto. Quando siamo andati in India la prima volta eravamo confusi, spaventati, e non avevamo compreso, ma poi compresi che tutto era stato fatto nel modo più giusto perché lui, quando conobbi lui, aveva sempre tante domande da fare, si chiedeva se esisteva un Dio, no, là. Spesso si interrogava sul significato di tutto questo, della vita, guardava il cielo e diceva: ah, che meraviglia, che grande mistero tutto questo. Cosa c'è dietro a tutto questo? Nei primi anni, all'inizio del nostro matrimonio, lui era sempre insoddisfatto, aveva sempre un sacco di domande, non trovava le risposte, si chiedeva qual era il significato di certe cose. All'inizio lui accettava le cose come erano, accettava ciò che la psichiatria diceva di tutto questo e accettava anche quello che diceva la religione di tutte queste domande. Voi avete quattro figlie? Sì, come gli avete spiegato? Lui era andato da solo la prima volta. Sì, lui era andato dicendo però che era andato perché era interessato allo yoga e all'espansione di coscienza. E andò a trovare Indra Devi che poteva parlare con Sai Baba. Lei ci fece vedere un video, ma il video si ruppe. Quindi dovemmo ritornare la settimana dopo. Quindi nel momento più bello, con l'appetito molto forte di tutte le informazioni, vabbè, tornammo poi la settimana dopo e Sam fu stordito da tutte le informazioni sentite nel video. Eravamo confusi riguardo a tutto questo, ma allo stesso tempo coinvolti e volevamo sapere quando era il suo compleanno. E mi dissero che era il giorno 23 ed era il giorno del mio compleanno. E mi domandai: chissà cosa vuol dire? Io volevo solo sapere quando era il suo compleanno, ma non so perché l'ho chiesto a Indra Devi. Non so perché lo chiesi con questa urgenza, poteva essere un lila di Swami. Sì, è stato un piccolo dono di Swami a me perché era molto difficile per me quello che stava accadendo. Mio marito corse immediatamente in India. Sam era sempre il re quieto, era sempre alla ricerca. Io pensavo che non potevo sopportare il pensiero di come era il mondo. E io pensavo che la vita era senza significato, che se non c'era un Dio tutto era triste, oscuro, pieno di paure. E cercai di allontanare, di spingere via quel pensiero dalla mia mente, dalla mia coscienza. E fortunatamente poi lui andò in India e mi scrisse poi una lettera in cui condivise la sua esperienza, molto importante.
E quindi mi salvò un po' quei giorni raccontandomi chi era quell'uomo, i miracoli che faceva, la sua grandezza. Mi scriveva tutto ciò che accadeva e la sua esperienza dell'amore di Baba. Ha sperimentato l'amore di Baba in un livello che non aveva mai sperimentato prima. E spesso mi diceva che la nostra vita stava per cambiare. Ma io ero molto nervosa e preoccupata per ciò che lui mi scriveva, che cos'è che doveva cambiare nella nostra vita. E quando tornò a casa ci trascinò in India e pensavo che sarebbe diventato come una di quelle persone che pensano di essere, cioè che si comportano da sante, quindi predicano, pregano, meditano tutto il giorno. Ed io ero preoccupata perché avevamo quattro figlie e quindi tutti questi pensieri erano nella mia testa. Oltretutto io ho dei genitori, anche sua madre, i nostri parenti sono una famiglia tradizionale. E loro si chiedevano, ma cosa sta succedendo con Sam? E l'intera famiglia chiese che cosa stava succedendo, perché quando lui tornò era cambiato, era diventato più calmo e più dolce. Addirittura quando tornò si sbarazzò di quella motocicletta che a me non piaceva. Si liberò persino della Porsche perché gli aveva creato dei problemi. Sua madre era amorevole e insolita e accettò tutto ciò che quello che stava per accadere, tutto ciò che stava accadendo. Mentre per quanto riguarda i miei genitori, una storia diversa. Ma fu diverso perché a causa dei miei dubbi e delle mie domande, la prima cosa che gli fece è che disse: sto mangiando i tuoi pasti. E disse: non mangerò più carne. E disse: cara, io vorrei più verdure. E per me fu un po' una ferita, mi sentii ferita da questo. E poi invece pensai: oh mio Dio, io sto mangiando un animale. E questa realizzazione fu il secondo dono. Il primo fu l'aver condiviso il compleanno di Baba. E il secondo fu questa trasformazione. Quindi stavano succedendo davvero molte cose. Quando realizzai che stavo mangiando un animale, era come se delle bende si cadessero dai miei occhi. E da quel momento non mangiai più carne. E poi seguì comunque felicità nel nostro matrimonio e spiegammo anche ai nostri figli che non avremmo più mangiato carne. E anche le nostre figlie dissero: mamma, noi amiamo molto gli animali, non mangeremo più carne. E quindi eravamo felici che stava succedendo tutto questo perché era come se Baba ci avesse dato un risveglio. Non sapevo come far capire tutto questo ai miei genitori, mentre mia madre mi scriveva delle lettere dicendomi che la mia casa era sempre amorevole, piena di pace, con questo profumo di incenso. Però quando venne poi in casa si stupì delle foto e pensava che Sam ci aveva coinvolti tutti con la storia dell'India. I primi tempi avevo paura anche di volare, avevamo le bambine. E qual è stata la tua prima esperienza? Baba è stato molto amorevole, molto gentile e ci ha ricevuto 3 volte. E sembrava essere molto familiare con me. La prima volta che lo vidi, stavamo guidando per strada, stavamo entrando e io sentii subito familiarità con lui. Ma ero anche molto confusa, però fui in grado di chiedergli una domanda che mi gironzolava da parecchio. Gli chiesi qualcosa circa la morte, perché io non potevo sopportare l'idea che dopo la morte non ci fosse più nulla. E lui fu molto dolce e gentile con me perché mi disse: perché hai paura? La morte è come cambiare un vestito con un altro. E disse: non avere paura, la vita è eterna, tu vivrai eternamente. E fu veramente una risposta molto semplice e dolce, una risposta che mi confortò molto. Poi lui andò verso il fratello di Sam, ruotò la mano e gli materializzò un anello molto inusuale, particolare, con due elefanti e il volto di Baba, e noi rimanemmo a bocca aperta nel vedere tutto questo. E fu la prima volta che vedemmo questo miracolo della materializzazione. E io scoppiai a piangere, ma ero anche gelosa, arrabbiata e agitata. Ero agitata perché lui, Sam, era molto devoto di Baba, ma Baba dava più attenzione a suo fratello, che non era affatto devoto. E io mi sentivo ferita per Sam. E
E io mi chiedevo, ma come può fare questo? E lui camminò verso di me. Chi Baba? Sì, Baba, venne verso di me, iniziò a muovere la mano e materializzò un tumulo grigio disordinato e una caramella zuccherata, tante caramelle zuccherate, e disse, questi dolci sono per i tuoi figli. Fu molto dolce perché comprese che io mi sentii ferita dal suo modo di comportarsi, ma lui comprese ciò che vi era nel mio cuore e materializzò questi dolci. Questo fu il primo viaggio, io ero molto confusa quando tornammo a casa. Iniziammo a istituire il centro, però noi non conoscevamo gli insegnamenti di Baba. Non riuscivamo a comprendere gli insegnamenti di unità e io mi chiedevo come sarà questo cambiamento della mia religione. Sentivo che stava cambiando tutto, ma ero anche attratta dalla meditazione, ma non avevo mai tempo. Avevamo quattro figlie, ma comunque aprimmo questo centro e portammo molta gioia alle persone e a Sam. Non riuscivo a comprendere come integrare, perché non comprendevo Baba e i suoi insegnamenti e non sapevo come integrarli nella mia vita personale. E per 4 anni sentii questa separazione. Da una parte la mia vita con i bambini, la danza, la vita quotidiana. Da un'altra parte la vita spirituale con il centro che avevamo aperto e i viaggi in India. Cercai di immergermi in me stessa attraverso le parole di Baba. Cercai di smettere di resistergli perché all'inizio avevo delle resistenze. Ma poi ebbi un viaggio straordinario dopo 14 anni che lo avevo incontrato. Io non ero molto sicura che mi piaceva. E pensavo che anche lui non mi amasse molto perché io ero orribile all'epoca interiormente, perché pensavo che io non ero una grande devota, per cui potevo non piacergli. Non mi piaceva cantare in sanscrito, io volevo cantare in inglese. E insomma non sapevo come integrare la vita qui con quel tipo di vita. E alla fine iniziai a comprendere che tutto era uno, che tutto era uno. Iniziai a comprendere l'idea dell'unità e che la spiritualità, praticare la spiritualità, significa ridefinire noi stessi, trasformare noi stessi attraverso le azioni nel mondo. E ci incoraggiò a vivere nel mondo, non a mettere la testa sotto la sabbia. Essere spirituali sì, vuol dire pregare, ma anche uscire, fare delle azioni, aiutare le persone, essere coinvolti con gli altri. E quindi iniziò questo processo di raffinazione, dove iniziammo a brillare e io diventai migliore, buona. Una domanda, Sharon, soprattutto per le persone che conoscono meno Baba e che non sappiamo se avranno l'opportunità di conoscerlo. Chi è lui? Chi è lui? Oh, credo di non essere nemmeno in grado di spiegarlo. Lui è amore, è puro amore. Questo è ciò che posso dire perché questa è stata la mia esperienza. Ma non l'ho sentito subito poiché c'è stato un attimo di resistenza. Ma ho potuto vedere tutta la mia confusione e tutta la mia negatività, la mia resistenza e i miei rapporti con la società. Quindi c'è stato tutto un progetto su di me affinché io rivedessi tutto questo per poter poi diventare una persona diversa. E non riuscivo a vedere tutto questo amore che arrivava direttamente verso di me. E dopo poco tempo lui mi ha dato questo dono di avere fede. Volevo avere fede e non volevo più vivere una vita senza avere una fede, senza credere. Tu hai sposato uno psichiatra e lui ha ricevuto molte spiegazioni, ha ottenuto molte spiegazioni. E sono sicura, posso comprendere tutto lo stress e tutti i dubbi che arrivano dentro le nostre vite. E per molte persone la fede sembra sostenere molte persone attraverso tutto questo viaggio. Ora, con Baba nella vostra vita, come si misura la fede? Come misura la fede tutte le prove a cui sei stata sottoposta tu,
personalmente. Sì, per esempio, noi abbiamo quattro figlie e per anni Baba ha giocato con noi sul nostro matrimonio. Lui ha giocato per molto tempo con noi e loro dicevano: è difficile trovare fuori persone buone, di buona qualità, trovare persone buone con i valori umani, persone anche devote. E anche con le mie figlie ha giocato molto. Finalmente mia figlia ha trovato una persona molto brava, una persona molto devota. Naturalmente noi sentiamo molto vicino Baba e cerchiamo anche di fare pratiche induiste. E troviamo gioia in tutto questo. Poi lei ha sviluppato un problema di salute e quindi dopo questo problema sembra che tutto crolli, ma poi invece pensi che la fede abbia una prospettiva molto più ampia e significa comprendere che tutto ciò che ci accade è giusto e buono per noi. E spesso questo ci ha aiutato a crescere e a imparare. E quindi non puoi combattere, non puoi arrabbiarti con Dio. E non puoi dire: Dio, perché mi fai questo? Dio, perché mi stai punendo? E quindi bisogna accettare tutto, perché questo è il mistero della vita. Quindi questo ci fa crescere e lui ci aiuta attraverso tutte queste difficoltà. E lui ci ha dato e ci dà il suo amore che ci sostiene, a cui dobbiamo aggrapparci. Ora alcune domande per entrambi. Riguardo al vostro matrimonio, voi come coppia, dove siete diretti con Sai Baba? Puoi iniziare tu. Beh, eravamo con Swami proprio un mese fa. Lui ha avuto un problema con le anche e non poteva camminare molto. E io spontaneamente dissi a Swami: Swami, possiamo aiutarti? E lui disse: Lei dovrebbe aiutarti. E tu dovresti aiutare lei e io aiuterò voi. Perché io non ho bisogno di aiuto. E mentre lo diceva, lui era così dolce, così amorevole. Infatti dissi: Tu devi aiutare lei e lei deve aiutare te e io mi prenderò cura di voi. E c'era tanta dolcezza, tanta tenerezza nelle sue parole. Lui mi ha dato del lavoro da fare nell'immediato futuro e anche come relazionarci, come squadra con Swami. Lui mi ha chiesto di scrivere un libro alcuni anni fa e sono quasi pronto a finirlo e sarebbe il mio terzo libro e Sharon è il mio supporto. Sto cercando di trovare un equilibrio nella mia pratica e lei è veramente un dolcissimo supporto. Questa è la verità. Lei è un grande supporto per la mia fa per la famiglia, un supporto per finire questo libro. E Sharon è stata della guida del centro già da 30 anni e lei provvede a tutto, a mettere i tappeti, a tenere pulita la casa, a tenere pulito il centro, a fare qualsiasi cosa. Lei rende, fa in modo che la casa sia un tempio pulito e accogliente per tutti. Quindi noi entrambi ci prendiamo cura del posto e della comunità qui. E quindi noi facciamo molte cose insieme, ci prendiamo cura di tutto, andiamo anche a camminare in riva all'oceano, discutiamo, ci confrontiamo, parliamo di quello che succede, di quello che succede con Swami, noi ricordiamo tutti i viaggi che abbiamo fatto, tutto quello che è successo, partecipiamo a tutte le attività, sai, ci è stato chiesto di fare questo, fare quello, c'è molto lavoro, come questa intervista. Quindi siamo di supporto l'uno all'altra. Lei supporta me, io spero di essere di supporto a lei. E quindi è molto importante riuscire a creare un'atmosfera amorevole in casa con i bambini e con tutto il lavoro che si fa. Ed è bello estendere tutto questo amore non solo alla propria famiglia, ma anche all'esterno. Lui dice che il matrimonio è come dovrebbe essere il suono del battito di due mani. Baba dice che l'amore e il rispetto per il marito, la moglie e i figli è la cosa amorevole più vicina all'amore divino. Che Baba dice che il marito è la metà della moglie e la moglie è la metà del marito. E insieme diventano uno. E dice che il matrimonio dovrebbe essere il suono di due mani. E lui ha detto molte cose sulla preziosità della relazione. Lui ha parlato della nuova era che sta per arrivare,
Beh, nonostante tutte le violenze e tutte le cose brutte che stanno accadendo nel mondo, vi è però un grande interesse e una grande volontà di trovare pace, amore e di crescere. Molti stanno studiando la Kabbalah perché è molto affascinante. Ci sono molte verità sulla pace, sull'amore disinteressato. E nonostante tutte queste vie diverse, queste religioni, c'è una sincera ricerca della verità, anche se siamo all'interno di un grande abbraccio un po' violento in questo mondo, però la volontà di trovare la pace continua. Alla prima domanda che voglio rispondere è quanto siamo vicini e se siamo vicini all'età dell'oro. È molto difficile dire cosa sta accadendo nel mondo esterno. È molto strano, il mondo è pieno di problemi, ma i problemi sono i vostri maestri. Baba dice che è proprio attraverso questo Kali Yuga, questo tempo oscuro, che la vita interiore può muoversi. Lui dice che noi siamo fortunati ad essere nati in questo Kali Yuga, perché abbiamo la possibilità di entrare in contatto con l'Avatar. E se si segue un percorso spirituale, questo è davvero un tempo propizio per noi. Quindi questo, nonostante tutto, è un tempo straordinario per tutti noi. Quando si guarda fuori non bisogna impazzire, perché è proprio quando vi è l'oscurità che si può arrivare alla luce. Quindi attraverso questo periodo noi possiamo riscoprire, riconoscere la vita spirituale, la vita interiore e portare la visione all'interno di noi. Perché l'opportunità che abbiamo di avanzare in questo periodo è molto alto. Lascia che io ti chieda degli ostacoli, delle paure, dei dubbi che le persone attraversano. La fede è sufficiente per sostenere le persone? Tu, come scienziato e psichiatra di tutte le persone che sono sul sentiero, sei in grado di spiegare a tutti noi, coloro che hanno paura e dubbi, la fede, secondo te, può sostenere le persone durante un periodo traumatico? Beh, tu conosci il potere della fede e il potere dell'amore. Come puoi definirlo? Non puoi nemmeno definire il gusto del cioccolato. Ma quando certe esperienze straordinarie interiori arrivano per renderti vivo, noi abbiamo la possibilità ora, l'opportunità di avere un avatar che ci sta aprendo gli occhi. Naturalmente andremo incontro a diversi tipi di ostacoli. Questo naturalmente fa parte del percorso spirituale. Ma il potere del suo amore e l'amore che lui apre in noi, la sfida alla nostra fede per andare in profondità nella nostra fede, fa sì che possiamo approcciarci ad ogni tipo di problema. La sfida al nostro equilibrio, la sfida al nostro cambiamento, alla nostra trasformazione, al nostro saper discriminare, al nostro saper discernere, tutte queste facoltà interiori vengono rafforzate e possiamo anche realizzare in questo periodo questa purezza e realizzare che vi è una dimensione più elevata e che Dio esiste. Baba dice che se si pratica un mantra per 10 anni potrebbe avere un certo effetto. Dio potrebbe giocare sulla terra. Quindi poi potrebbero esserci tre ere. Ogni yuga può essere meno luminoso. Affinché una persona abbia benefici, deve praticare chiaramente dei mantra e fare le sue pratiche spirituali. Ora siamo nell'era oscura, ovunque guardiamo vi sono ostacoli ed è molto difficile superare questa era. Ci vorrebbero 30 anni di meditazione, di sforzi spirituali, ma potreste metterci 10 secondi se riusciste a focalizzare la vostra mente, ma siccome la mente è instabile e non riesce, continua a saltare da una cosa all'altra ed è attratta dal negativo, la mente è troppo distratta e troppo attratta dalle cose negative. Ma se avessimo il potere di realizzare che basterebbero 10 secondi per focalizzare la mente, riceveremmo un beneficio straordinario in questo tempo, perché il movimento interiore è veramente molto molto veloce. Ma se riuscissimo a realizzare tutta la potenza dentro di noi, il tesoro che abbiamo dentro, il potere che abbiamo dentro,
riusciremmo a superare tutti gli ostacoli, a sviluppare la fede, il discernimento e l'equilibrio. Potremmo sviluppare tutte queste qualità spirituali, ma non puoi trovare il tesoro dentro di te senza aver mai combattuto, oppure senza ostacoli, perché questo è il tesoro.